Eccoci con un nuovo video focus. Oggi vi parlo dei famosi, nuovissimi, bellissimi fantasmagorici Ioside Double Magabi. Allora, come sapete, se qualcuno non lo sapesse, lo ripeto velocemente, la caratteristica fondamentale degli Ioside è questo tipo di chiusura laterale. Chiusura laterale su una banda elastica, che quindi lo rende una scelta ottimale per i bimbi più grandi, o comunque in prospettiva anche per i piccolini va bene, ma pensando al momento dello spallonilamento, per cui il bambino in autonomia riesce a tirare su e giù il pannolino andando in bagno e facendo la pipì e la cacca da solo, come se fosse una grossa trainer super mega assorbente. L'altra caratteristica dei Magabi è il taglio, per cui hanno il cavallo estremamente stretto e questo taglio della pancina che permette di lasciare libera il più possibile diciamo, dagli ingombri del pannolino frontalmente, quindi quando il bambino sta seduto gioca, non va a comprimere la pancia e l'intestino, perché appunto la chiusura essendo laterale non premerà come, diciamo, le chiusure che sono frontali, non premerà sulla pancina. Queste sono le caratteristiche. Quindi è un pannolino adatto per qualsiasi tipo di bimbo, che abbia le cosciottone o le cosciottine, va bene, perché essendo molto stretto va dove deve andare, all'inguine, e non può, o comunque difficilmente andrà sulle cosce, a meno che non venga messo troppo largo, quindi senza utilizzare i resize frontali. Come è fatto quindi questo double? È esattamente come un Ioside normale, quindi ha degli inserti all'interno della tasca che ha apertura sia anteriore che posteriore, solo che essendo un double, invece di avere un inserto, ne ha due. In questo caso è un double in cotone. La versione in canapa ha un inserto in cotone, che è questo qua, e questo qua invece in canapa, che poi non è mai solo canapa, come sapete, ma è un mix di canapa, cotone e bambù. Che cosa? No, scusate, questo qua in cotone e questo qua sarebbe in canapa. Altre peculiarità, quindi, sono che ha la doppia apertura. Questo permette in fase di asciugatura di avere questo gioco, si può girare e in fase di asciugatura questo permette un passaggio di aria, quindi un ricircolo d'aria maggiore che aumenta, cioè che diciamo diminuisce il tempo di asciugatura e aumenta le sue performance. E altre cose, la tasca a contatto è cotone. Sono tutti prodotti materiali certificati, prodotti in Europa. La tasca sono quattro strati di cotone e ogni inserto sono quattro strati di cotone. Quindi sono un totale di 12 strati di cotone, estremamente assorbenti. Come sapete, il materiale naturale per arrivare a massima assorbenza ha bisogno di una decina di utilizzi e di lavaggi, quindi nel caso ce l'abbiate sullo stendino che è ancora umido, e siete ancora ai primi utilizzi, vi consiglio di ributtarlo in lavatrice col carico successivo di pannolini e farlo andare, non aspettare che sia completamente asciutto, così sfruttate già delle lavatrici che vanno, non fate apposta per il pannolino e così terrà molto di più. Posteriormente c'è questa barrierina che permette di bloccare gli inserti sotto ed evitare che fuoriescano, che vada a bagnare il bordo. Anche frontalmente ha la stessa cosa, che tiene protetto. Le versioni dei double possono essere, diciamo che al momento li faccio soltanto cotone e canapa senza lo stay dry, ma è possibile anche avere questo lato foderato di stay dry, in modo che il secondo stia all'interno e quindi all'occorrenza avere anche materiale
che drena il bagnato e mantiene la pelle asciutta a contatto. Ecco fatto, questo è. C'è chi direttamente lascia fuori gli inserti, così è più facile durante il lavaggio e nel momento del cambio non bisogna tirare, cioè del mettere a lavare, non bisogna tirare fuori gli inserti che magari sono zuppi di pipì. Si sta un po' alla persona, non cambia niente dal punto di vista a contatto perché questo cotone è esattamente lo stesso cotone che c'è all'interno. Niente. Questi pannolini, come sapete, evaporano appena li carico sul sito. La prossima volta che li vedrete ce ne saranno in abbondanza. Speriamo che non ci si metta troppo e niente. Hanno una cosa, non vi ho detto, hanno un sistema di resize frontale, per cui regolati al minimo, anche regolati al minimo, l'ingombro non è eccessivo. Diciamo che regolati al minimo questi possono andare bene su un bimbo di almeno 6,5 kg, 7 kg. Perché su un bimbino di 5 sì, magari li sta, ma a parte che l'assorbenza di un double non gli serve, quindi vi consiglio direttamente di prendere i side normali, però va fino ai 15-16 kg più o meno questo pannolino, a seconda poi anche della corporatura del bambino si adatta. Sembrano piccoli quando vi arrivano, ma in realtà hanno questo elastico che è molto molto elastico e quindi hanno una vestibilità molto molto lunga e ve li consiglio davvero perché sono ottimi.